Dopo il silenzio della Quaresima, ci introduciamo alla grande settimana, la Settimana Santa, attraverso questa domenica che è detta Domenica delle Palme o della Passione del Signore. Questa grande settimana ha il culmine, quindi, nel Triduo Pasquale, che per i discepoli del Signore è proprio il cuore dell'anno liturgico, ma anche della vita stessa dei credenti. Ce lo dice Papa Francesco nel documento Desiderio Desideravi al numero 12. Il nostro primo incontro con la Pasqua del Signore è l'evento che segna la vita di tutti noi credenti in Cristo, il nostro battesimo. Non è un'adesione mentale al suo pensiero o la sottoscrizione di un codice di comportamento da lui imposto, è l'immersione nella sua passione, morte, resurrezione e ascensione. Ecco, il Santo Padre appunto ci ricorda che l'evento della Pasqua ha a che fare proprio con la nostra vita ed è il cuore stesso della nostra vita di fede. Iniziare la Settimana Santa è proprio ritrovare la gioia e lo stupore della vita della fede, della nostra fede. Gioia e stupore insieme. Perché? Perché in realtà la liturgia della Chiesa ci aiuta molto in questo. Possiamo orientare lo sguardo e il cuore verso Gesù. Per cogliere dalle ultime giornate che lui ha vissuto su questa terra tutto l'amore, l'intensità, la forza del suo dono, del suo amore per noi. E questo ci aiuta, dicevo, no? Ci aiuta a vivere meglio, ci aiuta a tornare alle origini della nostra fede. Così in questo tempo la Chiesa ci riporta nei luoghi che interessano maggiormente queste ultime ore del Signore, il Cenacolo, la Via Dolorosa, il Calvario, anche il sepolcro. E il sepolcro in particolare all'alba di Pasqua diventa proprio il grembo della resurrezione, il grembo di tutti i risorti che vengono battezzati nell'immersione delle acque del battesimo, per poi riemergere alla vita nuova dei risorti. Ecco, i primi giorni della grande settimana, della Settimana Santa, sono proprio un corso di esercizi spirituali perché possiamo veramente identificarci con tutto quello che è successo a Gesù, possiamo rivivere i suoi sentimenti, perché effettivamente, no, è un cuore dilaniato questo di Gesù che va a conoscere, no, tutto il dolore, il travaglio del passaggio da questa terra in un modo veramente cruente, violento, ma possiamo anche immedesimarci in tutti quei personaggi che sono intorno a Gesù, no, e che danno un tono al suo dono, alla sua passione. E quindi in qualche modo rivisitarci in questi sentimenti contrastanti che anche emergono nel nostro cuore alla luce della Pasqua, alla luce della fede. Eh sì, ce ne sono tanti di personaggi nel quale noi possiamo veramente ritrovare una vicinanza a Gesù. Pensiamo per esempio alle donne, no? Che l'hanno sempre seguito, l'hanno seguito dalla Galilea fino alla risurrezione, quindi hanno vissuto in comunione con Gesù gli eventi tragici, no? Della passione, della morte. E così anche gli apostoli stessi, che pur abbandonando Gesù sicuramente, no? Schiacciati dalla paura, hanno lasciato Gesù da solo, ma sicuramente hanno vissuto un loro travaglio anche in questa loro situazione. Pensiamo a Pietro, no? Questo suo rinnegamento, no? Che poi diventa anche l'occasione per aumentare ancora di più il suo stato di fiducia, di ritorno al Signore. E così anche i diversi personaggi che compaiono negli eventi solo della Passione, per esempio
Le donne che si battono il petto, che piangono, alle quali Gesù dice: non piangete su di me, ma piangete sui vostri figli, no? E così anche Simone di Cirene, che è stato chiamato, anche probabilmente era andato da spettatore a vedere questa condanna così particolare, no? Del condannato che porta la sua croce e viene chiamato invece ad aiutare a portare la croce. Possiamo identificarci in Pilato, Pilato ha anche un suo ruolo nella passione, si lava le mani perché si sente troppo compromesso, non può dichiarare la sua posizione, quindi cercano in qualche modo di allontanare questo peso da sé, di defilarsi, no? A suo modo. Possiamo contemplare il centurione che invece quando vede Gesù crocifisso, inchiodato sulla croce, dice: è lui il figlio di Dio. Così anche le diverse, il ladrone, il buon ladrone che è crocifisso accanto a Gesù, gli viene spalancato il paradiso semplicemente per aver riconosciuto la verità che lui era un colpevole, ma Gesù subiva una morte innocente e il Signore gli ha aperto, gli ha spalancato le porte del paradiso. Grande misericordia di Dio, che possiamo contemplare attraverso questo personaggio. Ecco, tutto quello che ha a che fare con la questione della passione, già dall'inizio della settimana, vediamo Maria, no, di Betania che si piega a ungere i piedi del Signore come segno di riconoscenza, questo profumo della sua riconoscenza, del suo amore verso di lui, questo profumo che riempie tutta la casa, scrive Giovanni. Un qualcosa che ha un avvertimento profetico questo gesto e che si espande questo amore, no, di questa discepola, il preludio, no, di tutta la vicenda così dolorosa che Gesù vivrà e di cui è anche cosciente perché dice: questo gesto dovrà essere ricordato. La domenica che ci troviamo quindi a celebrare è proprio l'ingresso a questo grande percorso di esercizio spirituale che ci porta a ritornare alle origini della nostra fede. La Domenica delle Palme, detta anche Domenica della Passione, è proprio la Domenica dei contrasti, se ci pensiamo bene. Si apre con questa processione gioiosa, festosa, che rievoca appunto l'entrata a Gerusalemme, di Gesù acclamato Messia, e poi dopo, no? Subito però quando si entra in chiesa, ci troviamo di fronte alla colletta. Alla preghiera di colletta, in cui il sacerdote pronuncia proprio queste parole: Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che il nostro Salvatore si facesse uomo e morisse sulla croce. Quindi ci mette già davanti la realtà della morte di Cristo, un contrasto che appunto ricalca il contrasto proprio della vita stessa, di Gesù in queste ultime ore della sua, presenza su questa terra. Tutto un percorso che ci guida al triduo pasquale, questo mistero di 3 giorni che poi no, non è una rievocazione cronologica, ma proprio una rievocazione del mistero della Pasqua. Si introduce il triduo pasquale con la messa in cena Domini, celebrata il Giovedì Santo alla sera, in cui appunto si fa memoria dell'ultima cena di Gesù e dei gesti liturgici che Gesù compie. La fractio panis, cioè lo spezzare del pane, il benedire e aggiungere alla benedizione: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quindi aggiungere questa identificazione della fractio panis alla sua passione, al dono del suo corpo e del suo sangue. E la lavanda dei piedi,
Questo è l'unica celebrazione appunto in cui viene ricordato questo atto che vede Gesù colui che si mette a servizio dell'umanità, colui che ci ha lasciato il comandamento nuovo. Ci dice il Vangelo secondo Giovanni al capitolo 15, il comandamento, io vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E appunto, sempre Giovanni al capitolo 13 ci dice che Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E questo atto della lavanda dei piedi vuole proprio dire questo amore che va fino alla fine. Gesù ci consegna proprio un esempio grandioso. Attraverso questo triduo pasquale noi vogliamo proprio rivisitare, contemplare l'esempio di Gesù che ci dice in qualche modo che l'amore è capace di vincere l'odio e la morte. È un amore che è speranza di fraternità, di pace, anche quando è martoriato da violenza e guerre. Un amore che è potenza di vita nuova. E questa forza potente della vita nuova viene rivelata a noi al mattino di Pasqua nel Vangelo, quando il Signore ci mostrerà che la vita pienamente donata nell'amore è veramente più forte di ogni morte e di ogni ingiustizia. La Chiesa contempla la passione di Cristo il Venerdì Santo con una celebrazione avvolta nel silenzio, che inizia nel silenzio e finisce nel silenzio che apre l'adorazione della croce. Una grande celebrazione che non è propriamente eucaristica, ma è una commemorazione veramente incisiva, forte, emozionante della morte di Cristo. Un silenzio che parla, che scuote i cuori, e che apre la Chiesa alla grande preghiera di intercessione per tutta l'umanità e poi appunto all'adorazione della croce. Il sabato, no? La Chiesa, il sabato notte, introduce alla veglia di Pasqua col ricordo proprio del mattino di Pasqua quando Maria di Magdala corse ai discepoli, dagli apostoli per dichiarare che la tomba era vuota e Giovanni e Pietro che si mettono a correre e poi appunto Giovanni ce lo racconta al capitolo 20 del suo Vangelo, vide e credette il discepolo amato. Eppure tornarono nel cenacolo. Maria resta lì fuori, ci racconta Giovanni, sempre al capitolo 20, e lì ha l'incontro con il risorto in un modo veramente singolare, lo confonde con il giardiniere finché, chiamandola per nome, Maria, ecco, Maria risponde, Rabunì, riconosce il suo maestro. E quindi questa grande verità della risurrezione diventa proprio la fonte della nostra gioia, il cuore della nostra fede. Allora viviamo questa settimana col cuore pieno di gratitudine, di lode, perché questa Pasqua segni la vita di tutti noi, ci permetta un nuovo incontro con il risorto, un incontro che rinnovi in noi lo zelo per il regno di Dio e l'amore per ogni vita e ci renda davvero costruttori di pace in questo mondo. Buona Pasqua!